Vedi quello che vedo io? No. Appunto. Aspira. Ma è impossibile. Sono sicuro di aver visto una massa nelle radiografie. Ora è sparita. È una massa? E non lo è. Ci vuoi presentare? Tim, questa è Duke. Anka. Anka? Come mi è venuto Duke? House, con quante prostitute è stato? Quante volte ho mangiato? Intendi quest'anno? Con quante è andato a letto da quando è qui? Tutte tranne una. Mi ha fatto la denuncia dei redditi. Allora, il verme solitario che si è fatto una tana fuori dall'intestino. Avremmo trovato le uova sullo striscio fecale, oppure un'eosinofilia. Una cisti distaccata? Non può essersi spostata tanto in un'ora. Non siamo stati con le mani in mano in attesa di una tua brillante intuizione. Ok, allora mi spiegate come mai avete escluso un linfonodo ingrossato? Vorrebbe dire che c'è un'infezione e che dovremmo fare una puntura lombare, ma se le fratture alla testa hanno aumentato la pressione endocranica, rischiamo un'ernia cerebrale. Facciamo una puntura ventricolare? Bell'idea. Perché infilargli un ago nel cervello sarebbe meno pericoloso che infilarglielo nella colonna vertebrale? Serve una spintarella. Sto tentando di sbattervi fuori, perché sotto le lenzuola le cose procedono. Scegliete un punto e infilateci un ago.